Buon pomeriggio a tutti, parliamo adesso del bonus SAR 2024, domanda online per il sostegno al reddito. Il sostegno al reddito, chiamato anche bonus SAR 2024 o bonus disoccupati, è un'indennità fino a 1.000 euro per lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato e che ora sono disoccupati. Per ottenere il bonus SAR 2024 o bonus disoccupati da 1.000 euro bisogna essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giorni di lavoro oppure 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con monte ore garantito MOG negli ultimi 12 mesi dalla data dell'ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione. Oppure essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver concluso la procedura in mancanza di occasioni di lavoro MOL, ai sensi dell'articolo 25 CCNL, Agenzie per il lavoro. Infine, essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con monte ore garantito MOG negli ultimi 12 mesi dalla data dell'ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione. La domanda online del bonus SAR 2024 fino a 1.000 euro o sostegno al reddito è fattibile ogni volta vi siano i requisiti, anche se già percepito precedentemente. I giorni tutti o in parte già conteggiati per la presentazione della prima domanda del bonus SAR non possono essere utilizzati per la nuova domanda. L'importo del bonus SAR di 1.000 euro, parliamo di importo lordo delle imposte previste dalla legge, è per chi ha i requisiti del punto 1 e del punto 2, mentre fino a 780 euro al lordo delle imposte previste dalla legge per chi ha i requisiti del punto 3. I requisiti del punto 1 e del punto 2 sono aver maturato 110 giorni di lavoro oppure 440 ore lavorate. Il punto 2 essere sempre disoccupati da almeno 45 giorni e aver concluso la procedura in mancanza di occasioni di lavoro MOL. Questi sono i punti per avere fino a 1.000 euro, mentre per 780 euro essere sempre disoccupati da 45 giorni e aver maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate. La domanda online del bonus disoccupati 2024 di 1.000 o di 780 euro deve essere presentata esclusivamente su forma.temp attraverso il sistema F come Firenze, T come Torino Web, secondo una delle seguenti modalità: sportelli sindacali di categoria operativi nel proprio territorio di riferimento, FELSA, CISL, NIDIL, CGIL, UIL, TEMP, oppure registrandosi alla piattaforma FT Web. Una volta compilati tutti i campi previsti e inseriti i relativi allegati, il beneficiario deve scaricare e stampare il modulo di domanda, sottoscriverlo con una firma autografa, scansionarlo e allegarlo nella piattaforma FTWeb nella sezione Firma della domanda. Cliccare su Salva per trasmettere la domanda del bonus SAR 2024 al fondo Forma Temp. I documenti necessari per la domanda del bonus SAR 2024 sono documento d'identità del richiedente,
codice fiscale, copia delle buste paga, dell'agenzia per il lavoro, attestanti l'anzianità lavorativa e a conferma delle giornate svolte in somministrazione 110 o 90 giornate maturate negli ultimi 12 mesi. È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione. Estratto contributivo emesso dall'INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell'ultimo giorno di lavoro emesso dal 106° giorno, attestante i 45 giorni di disoccupazione, eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità dove necessario. Qualora l'evento sospensivo termini dopo la data di cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, bisogna fornire la documentazione attestante la fine dell'evento. Documento con le coordinate bancarie IBAN e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente del sostegno al reddito. Si ricorda altresì che il bonifico domiciliato non è più previsto a far data già dal 1 marzo 2023. In caso di dimissioni volontarie per giusta causa, documentazione rilasciata dall'INPS attestante il riconoscimento della NASPI. Tutti i documenti richiesti sono, se la domanda viene fatta tramite piattaforma FT Web di forma TEMP, da allegare come foto o in formato PDF. Per ricevere supporto da forma TEMP per la richiesta della domanda del bonus SAR, bonus disoccupati da 1.000 o da 780 euro, è necessario scrivere nella sezione richiedi assistenza, altrimenti è possibile anche consultare le domande e risposte FAQ di forma TEMP. Inoltre, sul canale FT Web di YouTube di forma TEMP è disponibile anche un video tutorial per la presentazione delle domande SAR 2024 attraverso la piattaforma FT Web.